Il particolare di questo concerto risulta del fatto che Giacinto Scelsi è stato un compositore molto importante, importantissimo del XX secolo, un compositore che però non ha mai scritto nota su carta. Invece quello che ha fatto è lui ha suonato immediatamente le sue idee sonore sulle ondiole. L'ondiole è un strumento molto particolare, ein elektrisches Musikinstrument, eines der ersten, die für einen großen Markt erzeugt worden sind, in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und in welcher Weise Giacinto Scelsi mit diesem Instrument gearbeitet hat, werden wir im zweiten Teil dieses Konzerts näher erfahren. Pare una fisarmonica, ma non lo è. Si applica come una seconda tastiera sotto quella del pianoforte. I suoi tasti destano per via elettronica gli spiriti dell'etere. Nell'altoparlante i brividi elettromagnetici delle valvole diventano voci. Si chiama claviolin questa tastiera magica che con un semplice cambiamento di registro si tramuta in qualsiasi personaggio della famiglia sonora. Wenn ich da ein wenig damit rumspiele, dann befinde ich mich schon sehr nahe an der Klangwelt von Giacinto Scelsi. Dieses Konzert beginnt mit einer ganz, ganz seltenen Erfahrung. Wir werden etwas hören, was sehr wenige Menschen vor uns gehört haben, nämlich eines der Tonbänder, das Giacinto Scelsi selbst auf der Ondiola eingespielt hat. Der erste Teil dieses Konzerts ist relativ lange, das ist sehr gut und ganz im Sinne von Giacinto Scelsi. Machen Sie sich beruhigt, machen Sie sich ruhig und bereit, den Klang in sich aufzunehmen oder, wie Scelsi von uns verlangt hat, selbst zu Klang zu werden. Se non si interessava per la musica, ma anche aveva paura che la musica obscuri quello che a lui pareva importante. E questo è stato il suono. Scelsi ha detto: il suono può esistere senza la musica, però la musica non può esistere senza il suono.
assolutamente fatto delle Improvisationen. Das sind nicht nur Improvisationen gewesen, oder eine Improvisation, die wir auf diesem Band am Anfang gehört haben, für Anahit, sondern Shelsey hat in mehreren Lagen übereinander aufgenommen. Sono strati diversi su questi nastri, ha fatto prima un'idea sonore, ha suonato sull'undiola e registrato, e poi ha fatto suonare il nastro e ha suonato ancora la seconda voce, terzo strato, quarto strato, si via fino, pensavo che il pezzo è stato completo. Georg Friedrich Haas ha preso molto sul serio le idee di Giacinto Scelsi e si è domandato perché Giacinto Scelsi evitava di scrivere lui stesso le note sulla carta, e la sua idea è che questi documenti sonori non sono schizzi ma sono partiture, sono pezzi pronti, e che il Umweg della partitura è stato fatto solamente perché i musicisti del tempo degli anni 50, 60, 70 non riuscivano a capire questo mondo sonoro e avevano bisogno delle partiture, dei parti scritti. Così Georg Friedrich Haas ha composto un pezzo che si chiama Introduzione e Transonazione. La introduzione ha composto lui stesso, basato su un nastro di Giacinto Scelsi. Però la transonazione è una parola, un'invenzione da parte di Georg Friedrich Haas, e significa che i nastri non vengono più trascritti, però i musicisti ricevono loro il nastro e lo studiano come una partitura, come le loro parti. Non hanno altro mezzo, che non hanno una partitura, non hanno le parti scritte, sentono il nastro e reagiscono a ciò che ascoltano.